momento in nuova centro dopo un lungo porte che sono destinate. Questo potere è solo questo. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Anche direi e soprattutto del momento. Era uno scrittore di musica irrefrenabile, non poteva stare con la penna a riposo e doveva scrivere musica. Donizetti credo aveva anche una capacità di una dimensione amichevole molto forte. È stato un uomo straordinario dal punto di vista proprio del carattere, della gioia di vivere, della amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali. Non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti. Voglio fare la casa mia, insomma. Me voglio fare la casa mia, fra vacate de. La cultura napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui, così forte, così esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa, non poteva che intaccare un bergamasco anche, no? Quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato vestito e rivestito. L'8 aprile del 1848 a Bergamo muore Gaetano Donizetti, l'autore di Lucia di Lammermoor, dell'Elisir d'amore. In quelle stesse ore divampano i moti rivoluzionari che scuotono l'Europa della Restaurazione. Il grande musicista non parteciperà però all'epica lotta dei popoli per la libertà. Eppure nella sua filosofia della musica è lo stesso Mazzini a scrivere che in Donizetti c'è più di un presentimento. E lui, il musicista, patriota capace di infuocare gli animi degli italiani con il teatro musicale, con il melodramma. L'artista bergamasco, insomma, diventa, nelle parole del padre del Risorgimento, una bandiera del pensiero e dell'azione per l'unità del nostro paese. Chi scrive non sa di musica, se non quanto gli insegna il cuore o poco più. Ma nato in Italia, ove la musica ha patria e la natura è un concento e l'armonia si insinua nell'anima con la prima canzone che le madri cantano alla culla dei figli, egli scrive senza studio, come il cuore gli detta. Se intendiamo per risorgimento qualche cosa che deve unire culturalmente una cultura e una civiltà, questo è stato il melodramma e questi sono stati Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi. All'inizio dell'Ottocento e in tutta la fase poi del Risorgimento, ma ancora per tanti decenni dopo l'Unità, l'analfabetismo è grande nel nostro paese, la letteratura si rivolge ad un pubblico relativamente limitato, con un'aspirazione anche ad ampliare i suoi spazi, a far crescere una classe borghese che è ancora embrionale, si può dire, rispetto al resto d'Europa. No? Una
circolazione più ampia riesce ad avere il melodramma, soprattutto nelle città, negli ambienti borghesi, ma attraverso l'esperienza dei teatri, il successo delle romanze e anche di certe trame si propaga anche fuori dalle città, fuori dall'ambiente borghese. C'è una conoscenza, no, delle grandi aree d'opere perfino in zone marginali del paese, almeno per ciò che riguarda l'Italia settentrionale. Quindi da questo punto di vista il linguaggio letterario attraverso i libretti del melodramma riesce a filtrare al di fuori degli spazi dei lettori alfabetizzati. L'intonazione diffonde la lingua in maniera molto migliore del parlato, questo è evidente. Allora tutti hanno a memoria gli incipit delle grandi arie della Lucia di Lammermoor, la pazzia o del Trovatore di Verdi. Tacea la notte placida, lo possiamo discutere forse dal punto di vista letterario nel prosieguo, nella mente della gente questi versi sono rimasti e sono rimasti in tutto il mondo. È un luogo di incontro, di raccordo, no? di coscienza collettiva, per cui attraverso la musica, no? C'è, al di là dei contenuti proprio dei libretti, al di là delle stesse trame, insomma, no? La musica dà quella spinta, no? Che al movimento, all'azione. Una vita avventurosa, costellata di trionfi e di clamorosi insuccessi. Una carriera che all'alba di un nuovo mondo attraversa l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, l'Austria. Pagine di musica che restano scolpite per sempre nella storia della musica e nel cuore degli appassionati. Ma Donizetti non è Verdi e neppure Rossini. È un risorgimentale quasi per caso, che anticipa un'epoca e ne diventa un simbolo. Eppure, nonostante la sua grandezza, nonostante appunto tutti i suoi successi, morirà dopo una lunga malattia che ha il marchio della vergogna. Parigi, Hotel Manchester, 1 gennaio 1846. Una carrozza con a bordo il giovane Andrea Donizetti si ferma per far salire lo zio Gaetano. La destinazione è Vienna, dove il musicista, così gli viene detto, è atteso per un importante incarico alla corte di Ferdinando I d'Asburgo. In realtà, dopo un viaggio di sole 3 ore, la vettura con una scusa varca la soglia del manicomio di Ivry. Donizetti, che ha 49 anni, uscirà dal nosocomio dopo 2 anni, grazie all'amicizia della baronessa Rosa Basoni, che lo assiste e gli offre ospitalità. Oh, come piango. Sono innocente. Volete che rubi che cose mie? Venite dunque, venite. Portate con voi un certificato. Salvatemi. Salvatemi, che perdo onore e vettura. Gaetano Donizetti nasce a Bergamo il 29 novembre 1797 da Andrea, portiere al Monte dei Pegni, e da Domenica Nava, tessitrice. A 8 anni entra nella scuola caritatevole della chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo. Una scuola di canto e cembalo. Nacqui sottoterra in Borgo Canale. Scendevasi per una scala di cantina ove ombra di luce non mai penetrò, e siccome gufo presi il mio volo, portando a me stesso or triste or felice presagio, non incoraggito dal mio povero padre che ripeteami sempre: è impossibile che tu scriva, che tu vada a Napoli, che tu vada a Vienna. Bergamo, dove nasce Donizetti, è una città musicale, aveva la cappella di Bergamo, una delle istituzioni più dotate, e nel ciclo delle cappelle dell'Italia settentrionale era come Milano, San Marco, San Petronio, e poi questa di Bergamo, nel 600 già era una delle posizioni importanti.
Bergamo è tra le primissime città, la seconda insomma, in Italia, ad avere una scuola pubblica e in modo particolare aperta a studenti che vengono da famiglie povere. Il padre di Donizetti non era assolutamente, non faceva parte del mondo della musica, però per qualche motivo pensò forse che i figli potessero trovare nelle varie carriere musicali uno sbocco professionale utile. Per studiare la musica per un giovane era un modo di scappare di una vita di povertà. Nel 1808 la congregazione dei finanziatori della scuola chiede di allontanare Gaetano Donizetti. Le sue capacità vocali vengono ritenute insufficienti. Ma il direttore della scuola, Johann Simon Mayr, crede fermamente nel talento del giovane allievo e modifica il regolamento per permettergli di continuare gli studi musicali anche dopo il cambiamento della voce. Mayr diventa così una figura fondamentale nella formazione di Donizetti, un punto di riferimento fino alla fine della sua vita. Mayr è stato poi il maestro di cappella del grande chiesa di Bergamo e poi è diventato anche il capo di una scuola di musica. Lo prese sotto la sua protezione e fu il suo primo e vero grande maestro e questa influenza fu molto importante perché attraverso Mayr Donizetti ebbe fin dall'inizio un rapporto, una conoscenza della grande tradizione classica. Non era normale per un compositore italiano conoscere la musica di Haydn, di Mozart e di Beethoven. Per un giovane musicista di Bergamo, una piccola città in quell'epoca, l'idea di andare ai grandi centri operistici nel mondo come Napoli, come Vienna, come Parigi, era quasi inaudito. Non si potrebbe immaginare una cosa di questo genere. Direttore dei Reali Teatri di Napoli, scritturato da Gioacchino Rossini a Parigi, maestro di cappella e compositore alla corte di Ferdinando I d'Asburgo, nello splendore della Vienna imperiale. Gaetano Donizetti calca i palcoscenici di tutta Europa. Ha la stima di Rossini, mentre Bellini lo chiama Dozzinetti, deridendo la sua foga produttiva e la facilità con cui passa da un genere all'altro. Poi il silenzio artistico di Rossini e la morte precoce di Bellini lasciano Donizetti protagonista della scena musicale, prima del successo di Giuseppe Verdi. Donizetti era uno scrittore di musica irrefrenabile, non poteva stare con la penna a riposo e doveva scrivere musica. Lui era irrefrenabile, da questo punto di vista è chiaro che una divisione di qualità esiste, non tutto è all'altezza della Lucia di Lammermoor, non tutto è all'altezza del Don Pasquale o dell'Elisir d'Amore. La cosa meravigliosa di Donizetti è le cose meravigliose sono due. Intanto è stato un uomo straordinario dal punto di vista proprio del carattere, della gioia di vivere, della amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali. Donizetti non ebbe mai nessuna remora a proclamare
la sua ammirazione per le opere di Bellini, mentre non si può dire il contrario. E questa sua ammirazione era così sincera che subito dopo la morte di Bellini gli volle comporre un requiem alla sua memoria, e forse non sapeva che Bellini nelle sue lettere confidenziali agli amici diceva tutto il male possibile di lui. Il pubblico lo ama, lo critica, lo stronca. Clamoroso è il caso di Zoraida di Granata, l'opera che rivela il giovane Gaetano Donizetti al pubblico italiano. A pochi anni dal debutto di Zoraida, Stendhal commenta: Donizetti, che 2 anni fa era l'idolo dei romani, che la sera della prima rappresentazione di Zoraida di Granata lo scortarono fino a casa, al lume delle torce, gridandogli la loro ammirazione, ci ha annoiati immortalmente il 7 di questo mese con la stessa Zoraida. Ma come hanno potuto fischiare un capolavoro come questo? Nel 1822 al Teatro Argentina Donizetti si impone all'attenzione del pubblico con Zoraida. Il debutto è segnato da un colpo di scena. Amerigo Sbigoli, il tenore che ha il ruolo di protagonista, muore durante le prove di Cesare d'Egitto di Giovanni Pacini. A pochi giorni dalla prima di Zoraida, Donizetti riscrive il testo e taglia la parte di Abenamet, adattandola a un contralto, l'unico disponibile a sostituire Sbigoli. Il pesante intervento di Donizetti sul libretto di Zoraida è obbligato, ma anticipa l'evoluzione artistica del compositore. Nel corso del primo Ottocento si assiste a una profonda rivoluzione della figura sociale pubblica del musicista, del compositore italiano. A poco il compositore passa dalla condizione di artigiano, di prestatore d'opera, a quella di professionista e in qualche misura di intellettuale. In Donizetti è evidente questa volontà di emancipazione da un ruolo tradizionale. L'opera italiana a quell'epoca era fatta di tanti momenti separati, numeri chiusi. Ecco, in più di un'occasione Donizetti dimostra un tipo di concezione diversa, cioè una specie di gettata unica almeno di tutto un atto, quindi non un procedimento in cui vengono assommati e collegate tra di loro porzioni diverse, ma piuttosto una campata unica, un'idea drammaturgica unica che ha un inizio e una fine senza soluzione di continuità. L'atteggiamento di un compositore come Donizetti chiaramente era molto diverso quando aveva a che fare con un poeta dalla fama consolidata, da cui opinioni ovviamente doveva in qualche modo discutere, ma sempre con un atteggiamento di deferenza, e quando invece si trova a collaborare con librettisti alle prime armi. E qui in questi casi viene fuori la tempra di vero drammaturgo di Donizetti, che riesce a dare, con la sua esperienza teatrale ormai acquisita, riesce a dare una sua impronta personale non solo alla musica ma anche alla drammaturgia generale. Quando Donizetti debutta sulla scena, il cartellone obbedisce a un ordine rigoroso. Prima il librettista, poi il cantante e infine il compositore. Sono il librettista e il primo cantante a determinare il successo di un'opera. Se alla prima rappresentazione l'opera viene applaudita, le recite continuano. Se invece è segnata da un insuccesso, il primo a scomparire dal cartellone è il compositore. È l'impresario che propone i compositori e che si espone economicamente, mentre il teatro offre solo i mezzi per la messa in scena. I teatri che lei vede hanno fatto l'opera, sono stati San Carlo prima di tutti, anteriormente. San Carlo era il teatro che, siccome c'era una
Monarchia ed Eva un teatro di corte, era un teatro pubblico, quindi con un'orchestra professionale pagata, ed era la migliore orchestra d'Italia. Poi c'era Venezia. Venezia invece era il grande teatro della oligarchia veneziana, era un teatro della nobiltà, quei palchettisti, e lo dirigevano loro. Roma aveva due grandi teatri in mano di impresari e poi c'era la Scala. Donizetti arriva a Napoli chiamato da Gioachino Rossini, che gli affida il suo primo incarico importante. Diventa direttore musicale del Real Teatro di San Carlo. Un incarico che terrà per 16 anni. Su quel palcoscenico non solo consacrerà il suo più grande successo, la Lucia di Lammermoor, ma rappresenterà 16 nuove opere. Per il musicista di Bergamo, quelli di Napoli sono gli anni più creativi e stimolanti. Giorno, no giorno ero ballata, sta vita è già passata. Tempo. Sto tempo che vola, non me ne so adunare. Il suo rapporto con Napoli è molto forte. Non è in verità il padrone del teatro, il direttore artistico padrone, però è l'uomo, un musicista pratico di capacità colossali, un uomo molto affabile. Donizetti, secondo me, arriva a Napoli in un periodo molto importante, che è quello delle feste. Settembre è la festa di Pedigrotta. Trovandosi in questa festa orgiastica, in questa festa di suoni, di canti e soprattutto di ritmi popolari e di voci e di tamurriate, di tarantelle e di canti a figliola, che sono questi canti a voce distesa, che praticamente si cantavano in un rione e si ascoltavano ad un altro rione, tanto era la potenza di queste voci, viene chiaramente coinvolto e viene sedotto da questa festa e forse, quasi sicuramente, scrive Io te voglio bene assai. Io te voglio ben assai. Tutta la musica colta è stata influenzata dalla musica popolare, da tutto quello che scaturisce dal cuore del popolo. È riuscita la musica a fondersi con la cultura ufficiale e la cultura popolare fino ad arrivare, ecco, a Donizetti, che è un grande, che si è espresso appunto attingendo dalla musica popolare. Buona mania, va a parlare o brigadier. Mentre la vengo mestiera, is a vocanze scappa. Pan meo essenziale, e quando mi va a sacarnare, mi fa scordare tutto male, che mi facei. Ma voglio fare una casa mia somare, fra vacata, penna, pavona. E praticamente anche il culto è un retaggio del barocco, perché una casa fabbricata di penne e di pavone è proprio una visione barocca che evidentemente seduce un po' tutto, anche tutti i cuori dei poeti e dei musicisti. Voglio fare una casa mia somare, mi voglio fare una casa mia somare, fra vacate e penne di pavone, fra vacate e penne di pavone.
napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui, così forte, così esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa, non poteva che intaccare un bergamasco anche, no? E allora il travesti di Mammagata nelle convenienze è senz'altro un'idea comunque storica che lui ha praticamente rubato e ha incorporato. Quell'esperienza, almeno seguendo, leggendo la storia di Donizetti, quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato, vestito e rivestito. È stato per lui una grandissima fortuna. E poi visse il rondone più bello, caro ma strumentale se può. E poi visse il rondone più bello, caro ma strumentale se può. Visse mentale se può. Visse mentale se può. Credo che per Donizetti sia stato un po' anche vivere e convivere con Napoli, con i meravigliosi napoletani, sia stata anche una sorpresa inventare questa sorta di travesti. È un basso che interpreta una donna, quindi su questo lui ha fatto un po' perno. Aperto sotterraneo, che metto nel fondo. È la prima donna. Prima ciuccio, poi ciuccio e poi animale. Ma questo è troppo caldo. Allora, esatto. Quest'agata non faccio impertinente. Sì, ma sto pallabono, o capotella sono. Ma questo ritrazzo è troppo certo. Io leggo i versi di ieri, o fiasco non è vero. Ma zucca cotestei. Lasciate quel pezzicolo. La figlia bastizzata. Disprezzo quel maestro. La coppia diffamata. Se ne era. Dai, dai! Non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti, non solo per le meravigliose canzoni napoletane che ha scritto, ma per quello che ha fatto a Napoli, al San Carlo, che allora era il primo teatro del mondo. La canzone napoletana prima di tutto, poi una nuova concezione dell'opera buffa, costruita prendendo a prestito gesti e fisicità dal teatro di prosa. Il compositore bergamasco avvia un dialogo serrato, inedito tra la cultura popolare e il melodramma, destinato a raggiungere un pubblico sempre più vasto, e passa con disinvoltura dal genere serio al genere buffo. Il Donizetti comico, che non definisco buffo, perché non ha più nulla del buffo settecentesco. È un vero commediografo in musica. Con Don Pasquale l'opera buffa surge a un livello diciamo estremamente alto. Non per niente si parla di una commedia di costume in cui il rilievo della psicologia dei personaggi è assolutamente fondamentale. Siamo in un'opera come quella di Don Pasquale che è l'ultimo di una grande serie di opere comiche
della tradizione italiana, della scuola napoletana. La prossima, figuriamoci, sarebbe Falstaff di Verdi, dopo tanti anni. È un personaggio ibrido perché raduna elementi della commedia d'arte napoletana, però anche elementi romantici dell'opera europea romantica, che come quella che fu di Verdi o della scuola tedesca o della scuola francese. Dunque non è un personaggio del tutto comico, è un personaggio semiserio, infatti ha dei momenti ovviamente comici, ma ha dei momenti puramente romantici e malinconici, come quella sua bellissima aria con il solo della tromba. La comicità di Donizetti è una comicità molto molto elementare, diciamo che si appoggia su dei fondamentali, sfioriamo quasi la buccia di banane. Donizetti sembra che la sua dote maggiore sia la sua capacità di adattarsi in maniera molto facile a generi e a convenzioni diverse. È uno dei pochi compositori che ancora scrivono opere buffe di successo e che ancora oggi reggono le scene, come l'Elisir d'amore e Don Pasquale. Donizetti dunque scardina lo schema classico dell'opera buffa, alternando elementi scherzosi a momenti malinconici. In un'opera giocosa come Elisir d'amore inserisce una romanza come una furtiva lacrima. Inventa il melodramma giocoso, ma mette a punto anche la scena della pazzia, uno schema che ricorre anche in Rossini e in Bellini. Donizetti ha inventato una categoria che nell'opera lirica è importante, l'ha inventata insieme con Bellini e con gli altri romantici, che è la scena di pazzia. Le scene di pazzia in qualche modo sono tristi, si comincia con l'Anna Bolena, con le reminiscenze del passato, eccetera, però trasmettono questo senso della vita. Il principio della pazzia, cioè di queste donne che per amore impazziscono, qualche volta rinsaviscono, e finisce bene, qualche volta rinsaviscono e finisce male invece. Donizetti ha fatto tutte e due i sistemi, perché la Lucia non rinsavisce e finisce male, ma per esempio in Linda di Chamonix lei rinsavisce e finisce bene, si sposa. Lucia, anche se avvale di una cosa, è un'opera che si svolge tutta di notte e lei, lo spettatore, ha la sensazione di questo mondo della notte, del sogno. Non è un'opera che mette già in una dimensione diversa. Queste sono già delle persone segnate che si ritrovano in queste circostanze eccezionali. Oh,
La Lucia è felicissima in questa sua fare un'opera seriale. Diciamo, il modello qui è riempito alla perfezione, però il copione è sempre lo stesso. Ci sono degli elementi, diciamo, sentimentali, se vogliamo, che ricorrono costantemente. In Lucia questo è assolutamente perfetto, perché ci sono alcuni pezzi. Il duetto Lucia è del fratello, primo atto. Poi il sestetto è un pezzo colossale. Il seguito, La pazzia, è un pezzo colossale. E poi c'è un finale, perché ecco, dove lei non può parlare più di seriale, per esempio, della morte. Tu che a Dio spiegasti l'ale. Quello è qualcosa di assolutamente superiore a ogni immaginazione. Il periodo napoletano di Gaetano Donizetti si chiude dopo 16 anni. È il 1838. Sono anni cruciali in cui il musicista mette a punto il suo stile, raccoglie consensi e consolida la propria fama sui palcoscenici milanesi. Nel 1830, con Anna Bolena, che debutta a Milano, arriva il primo grande successo internazionale. L'opera viene portata anche a Londra e a Parigi. Nel 1832 è la volta del trionfo dell'Elisir d'amore, 32 repliche consecutive. Poi c'è il successo di Lucrezia Borgia, seguita nel 1834 da Maria Stuarda. Nel 1835 il San Carlo di Napoli consacra la più famosa tra le opere serie di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor. L'incarico di Napoli si chiude con una delusione cocente. Il Pogliuto, infatti, viene stroncato dalla censura. Donizetti allora lo ritira dalla scena e decide di andarsene a Parigi, una capitale più moderna e più liberale. Ci sono casi molto frequenti, no, di intervento della censura nei confronti di libretti e di costrizione per il musicista a fare cambiamenti, no? O in alcuni casi addirittura le opere erano state programmate da tempo, ma poi il libretto appariva troppo pericoloso dal punto di vista politico e veniva censurato e l'opera addirittura abolita, come fu il caso del Pogliuto nel 1838 a Napoli, no? Dove il re di Napoli, il re delle due Sicilie, come si chiamava allora, appunto abolì la rappresentazione. Donizetti, dopo questo episodio, collegato a tanti altri episodi precedenti, decise di trasferirsi definitivamente a Parigi, dove però era stato già varie volte precedentemente. Il Pogliuto è un'opera in qualche modo rivoluzionaria, non perché celebri l'unità d'Italia, celebra l'italianità e la romanità, quindi questo è un elemento costituente della sensibilità e della cultura che dovrebbero essere alla base e sono alla base poi del Risorgimento. Ebbene, il Pogliuto, la censura lo trovò, lo proibì. Non perché fosse presentasse delle indegnità, delle immoralità, ma al contrario, perché portava in scena la vicenda di un martire cristiano. Cose che si addicono alla Chiesa, il teatro è un luogo profano e sembrava quasi che mancasse di rispetto, insomma, alla sacralità del tema, questo farne oggetto di uno spettacolo teatrale. Oppure ci sono dei casi di intervento su particolari, per esempio l'evocazione della patria, degli elementi e della libertà, no? Qualche volta solo nominare la libertà veniva considerato un po' pericoloso negli stati italiani. L'arrivo di Donizetti a Parigi è preceduto dal fiasco del Marinfagliero al Théâtre des Italiens. Il pubblico francese fischia il compositore italiano, ma lo stima, mentre gli esuli mazziniani lo accolgono con favore. Lo stesso Mazzini comincia a seguirlo con interesse. Donizetti preparò un Marinfagliero
suscitò grande interesse proprio anche negli ambienti degli esuli italiani, perché era una storia di un doggio veneziano che si alleava con il popolo contro l'aristocrazia, e questo era legato a fermenti molto forti di democrazia, di libertà, esigenza militante molto forte, e suscitò una grande curiosità tra gli esuli italiani, che ce n'erano molti presenti a Parigi, e tra l'altro tra questi c'era anche Mazzini, che proprio in conseguenza della suggestione del Marin Faliero scrisse un importante, bellissimo saggio pubblicato proprio nel 1836, La filosofia della musica, dove indica in Donizetti il musicista che può rappresentare, no, la nuova anima italiana ed europea legata all'esigenza di libertà e di lotta per la patria, unificando insieme l'aspetto melodico e individualistico proprio della musica italiana e quello armonico e sociale ideale proprio della musica tedesca. Nei giorni che precedono le insurrezioni del 1848, durante una rappresentazione di Gemma di Virgia a Palermo, mentre il tenore canta «Mi togliessi e core e mente, patria, nome e libertà», la parola libertà scatena i sentimenti risorgimentali del pubblico, che comincia a gridare slogan patriottici, costringendo la prima donna della serata, il soprano Teresa Parodi, a entrare in scena portando un tricolore. Mazzini, nella filosofia della musica, questo suo trattato che indicava nella musica la potenzialità in aiuto, diciamo, del movimento della giovane Italia, nel Marin Faliero vede l'opera fondamentale. È una scoperta travolgente, e anche nell'opera abbiamo sempre l'immedesimazione, cioè diventa quello che era un sogno, diciamo, della borghesia o della classe alta italiana, questa idea del buttare la propria vita, buttarla nel niente, da cui poteva nascere non un moto rivoluzionario, un'idea, diciamo, della gioventù che si sarebbe bruciata generalmente per amore nell'opera, ma era lo stesso senso con cui ci si buttava in un'avventura come quella, era quella di una rivoluzione scoperta. Caricate! Viva l'Italia! Il Risorgimento è anticipato dalla storia della musica. La musica è il primo elemento che ha veramente unito gli italiani. Mazzini, che era un grande intenditore di musica, ascoltando e studiando Anna Bolena, aveva capito che quest'opera rivoluzionaria aveva veramente diffuso il concetto di italianità nel mondo, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista dell'italiano come personaggio. Giuseppe Mazzini invia a Donizetti un soggetto. Lo accompagnano parole forti e commoventi sul compositore, ormai prigioniero della pazzia. L'unico il cui ingegno altamente progressivo riveli tendenze rigeneratrici, l'unico che io mi sappia, sul quale possa in oggi riposare con un po' di fiducia, l'animo stanco e nauseato del volgo di imitatori servili che brulicano in questa nostra Italia. Carnovale, hai inteso Maddalena, cantra cazzata fanno a Tordinona, una commedia niente bugiarona che gli hanno messo nome Anna Balena. E se può da una cosa più cogliona, e poi fa specie si la gente mena, ma come sa da mette sulla scena una balena in musica in persona? Dice che sta bestiola piccinina, un re se l'era presa per puttana e poi la fece incoronare regina.
Non c'ha mancantro moppe di la sana che annassi il Papa e con l'acqua marina gliela facessi diventà cristiana.